Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Puntata numero 11. Bitcoin, ancora sul Bitcoin, eh sì. Oggi puntatona su Bitcoin con un esperto, non come quella che ho fatto io da solo che era un po' più generica, in generale più semplice. Oggi entreremo un po' più nei particolari, puntata molto lunga che ho spezzato in due per darvi la possibilità di, diciamo, di fruirla con tranquillità. E lui è un esperto, adesso tra poco ve lo presento. Ciao! Allora, buongiorno, ciao, benvenuti a tutti sul podcast di Finanza Semplice. Oggi parliamo di un oggetto del desiderio o un oggetto sconosciuto, a seconda di come si vede, il Bitcoin. Per far questo oggi ho invitato un'autorità in materia, Nicola Barozzi, che ha un background vastissimo di cui vi dirà un po' lui, perché io non ce la faccio a dirlo tutto. Oggi lui è Business Development per Interlogica, un'azienda che si occupa di software, blockchain, IoT e quant'altro, tutto collegato. Ha un passato in ambito automotive che vi dirà un attimo lui personalmente. Insomma, ha 52 anni, è nato a Venezia, lì residente, meno male, meglio per lui, anche se non può uscire, ma comunque almeno vede un po' i canali, spero. E ve lo presento, eccoci qua. Ciao Nicola. Ciao. Come va? Siamo chiusi in casa tutti quanti e incrociamo le dita per sperare che questa situazione migliori. Dai, almeno facciamo un po' di tempo per, diciamo, impieghiamo il tempo così con queste interviste divulgative in ambiti particolari. Che... Sì, volentieri, volentieri. Senti, allora ho fatto una piccola presentazione, spero di non aver detto nulla di sbagliato. No, mi sembra che sia tutto corretto. Se vuoi integrarla con qualche cosa di interessante che vuoi dirmi, volentieri. Allora, io ho una storia professionale molto variegata, quindi ho a grandi linee percorso tre settori economici differenti, una decina d'anni nel mondo dell'ingrosso bevande, essendo figlio di un grossista di bevande, e sono stato vicepresidente di un gruppo di 150 aziende associate a livello nazionale. Poi sono seguito una delle mie passioni, che è l'informatica, e ho fondato una software house con un amico per lasciare il mondo nel quale mio padre sinteticamente non mi lasciava spazio. E come sei arrivato dalle bevande a Bitcoin, tutta questa roba super tecnologica? Ma allora, i Bitcoin li ho scoperti negli ultimi 3 anni, da quando ho iniziato a lavorare in Interlogica. Interlogica è una società molto particolare, ha 20 anni di storia, siamo 70 persone, ed è nata dalla passione sfrenata prima per il mondo dell'hacking, in modo, diciamo, poco etico. Spiega in 2 parole veloci cos'è l'hacking. L'hacking è l'utilizzo dell'informatica per scopi non propriamente legali, e questa era una passione del nostro fondatore. Quello che in televisione fanno vedere col cappuccio davanti al computer. Questa persona era uno di quelli cattivelli. Parliamo però di un'epoca in cui l'informatica era un'altra cosa, parliamo di inizio anni 90. E ha capito che non era una strada sensata e ha deciso di fondare questa azienda. L'azienda è cresciuta per fatturato, per dimensioni, per numero di progetti, di clienti, lavora quasi esclusivamente con società molto grosse, prevalentemente multinazionali. Siamo leader di mercato in Italia nel mondo del noleggio di autoveicoli, quindi facciamo software per le società di noleggio di autoveicoli a lungo termine, nomi come Arvala, LD, Lisplan, sono aziende che magari, o Volkswagen, che avete conosciuto, che conoscete. Beh sì, quelle le conosciamo più, mediamente, più facilmente rispetto al Bitcoin. Poi in realtà sono banche che utilizzano la loro capacità finanziaria per acquistare veicoli da noleggiare. In Italia il 90% circa dei veicoli noleggiati a lungo termine ha all'interno del processo di noleggio software scritto da Interlogica. Da voi, quindi, insomma. Pezzi di software. Da hacker cattivi a buoni al servizio della società buona. Esatto, ma perché c'è rimasto nel sangue, diciamo così, in circolo il DNA di hacker? Perché questa cosa ci permette sempre di guardare ai problemi cercando delle soluzioni creative, innovative, che magari altre società più grandi
o più strutturate rispetto alla nostra non sono in grado di trovare o di percorrere. Quindi fate un po' i cattivi ragazzi del settore, cioè nel senso buono, vedere le cose sotto un altro aspetto. Sì, perché, ripeto, lavoriamo per istituti che sostanzialmente sono istituti finanziari anche per banche, tra l'altro, mm-hmm. e quindi se non avessimo un'ottima reputazione non ci farebbero ovviamente mettere le mani nei loro sistemi. Certo. Però c'è rimasta questa passione per l'hacking etico, ovviamente, sponsorizziamo eventi di hacker etici e facciamo parte ancora dell'underground perché è una fucina di menti brillanti che poi sono in grado, se riesci a farle vivere all'interno di un'azienda, di utilizzare la loro capacità di batter tasti per creare software, diciamo, eccellente. Certo, perché anche perché i ragazzi giovani sono molto creativi su questo settore, voi avete, immagino, bisogno di cervelli giovani innovativi per creare nuove soluzioni per i vostri clienti, immagino, anche questa. Esatto. Quello che cerchiamo noi nelle persone che vengono assunte in Interlogica è la passione più che le conoscenze acquisite. È la passione che li porta poi a continuare a investire in formazione, a crescere, a imparare ad essere curiosi e ad evolversi all'interno di una struttura che è pensata per facilitare l'evoluzione delle persone. Ok, senti, due parole su di te, persona privata, sei sposato, figli, sport, ho due ragazzi grandi, fanno grandi, sono 23 anni, il maschio dovrebbe laurearsi in economia aziendale a luglio e la femmina, che ne ha 21, dovrebbe fare la triennale sempre a luglio. Quindi sono hacker anche loro? No, sono due bravissime persone, sono molto fiero dei miei figli, come penso tutti quanti. Insomma. Ogni scarrafone è bella a mamma soia, come dire. Questo non credo sia un'informazione che mi differenzia rispetto ad altri. No. Sport? Passioni private? Uno sport molto particolare che si chiama beach tennis, o in gergo racchettoni, quindi gioco con una racchetta che costa 200 euro, con una pallina tipo da tennis semisgonfia sulla sabbia. Sì, l'ho visto. Esatto. Il gioco da tanti anni, sono anche bravetto, pur essendo ormai grandicello, perché quando uno è giovane in questo sport ovviamente fa la differenza. Quindi non sei sempre al buio dentro un buco davanti ai computer, esci anche fuori al sole. Sono sempre al buio in un buco davanti al computer, tant'è che io dico che quando i miei occhi sono aperti il mio computer è acceso, perché non ho la TV ad esempio, ma il mio computer è, diciamo, la mia fonte di informazione, di svago, però vado in spiaggia ogni volta che posso, soprattutto d'estate ovviamente, ma anche d'inverno al coperto, per giocare a beach tennis. Perfetto. Senti, entriamo in un argomento, il Bitcoin. Dammi un po' una definizione capibile da un po' tutti quanti, che cos'è questo famoso Bitcoin? Allora, il Bitcoin è il primo prodotto digitale che garantisce la impossibilità di duplicare un contenuto, diciamo così. Cioè? Allora, nel mondo digitale, se io ad esempio ti mando una foto di me che gioco a beach tennis, tu la stessa foto la puoi mandare a 5 persone differenti. Quindi puoi la faccio inoltre. Esatto. Okay. Quindi qualsiasi tipo di contenuto digitale, che sia un'email, un testo, un PDF, un qualsiasi tipo di contenuto, una musica, un video, un audio, può essere duplicato e replicato in tutte le volte che una persona desidera. E questo è sempre stato vero dal momento in cui è nato il digitale, diciamo così. Il Bitcoin invece utilizza una serie di meccanismi che non sono stati inventati in modo specifico, cioè molte delle cose che costituiscono, diciamo così, la ricetta di Bitcoin erano conosciute da molti anni prima che nascesse Bitcoin. Però circa 11 anni fa una persona o un gruppo di persone, perché non sappiamo chi è, si chiama Satoshi Nakamoto, ha messo assieme teoria dei giochi, finanza, crittografia, una serie appunto di tecnologie in parte che esistevano, quasi tutte sostanzialmente che esistevano, e ha creato questa cosa che si chiama Bitcoin, che è un prodotto digitale, perché è digitale, che però non è duplicabile. Il Bitcoin, in sostanza, per dirlo in termini estremamente semplici, è una sorta di registro di prima nota, quindi è un database o
un registro di magazzino, quindi un elenco di movimentazioni, diciamo così, sì. Nel caso di Bitcoin, di movimentazioni di valuta, quindi come prima nota un dare e avere, nel quale vengono scritte queste registrazioni e ha appunto la caratteristica fondamentale di non poter essere modificabile, quindi di rendere queste registrazioni immutabili. Quindi nel momento in cui io registro che io sono in possesso di un Bitcoin e lo do ad Alfonso, nel mio, nella mia giacenza, diciamo, non avrò più quel Bitcoin, mentre nella giacenza di Alfonso ci sarà un Bitcoin. Quindi è un registro che riporta movimenti di valore, appunto nel caso di Bitcoin, e che appunto non è modificabile. Non è modificabile perché? Perché queste registrazioni vengono scritte su una cosa che si chiama blockchain. Poi dopo ci arriviamo alla blockchain. Nicola, sì. Quindi per entrare in una cosa più semplice, tu mi stai dicendo, siccome si sente in giro dire che il Bitcoin è usato soprattutto dai malviventi, da questi... Cioè, e mi sembra che da quello che dici tu ci sia una tracciatura di ogni cosa che fa questo Bitcoin, al contrario dei 10 euro, 100 euro che noi ci abbiamo in mano. Eh beh, certo, perché il Bitcoin, allora dicevo, è una valuta digitale. C'è un registro che, come ti dicevo, è immodificabile. Un'altra caratteristica di questo registro è che è aperto. Quindi chiunque può vedere tutte le transazioni fatte dall'inizio, da 11 anni fa ad oggi, fatte sulla blockchain di Bitcoin. Quindi non è vera questa cosa che il Bitcoin è usato dai criminali perché non è rintracciabile? Allora, un criminale può utilizzare Bitcoin come può utilizzare euro o dollari, però esatto. sarebbe un imbecille, perché utilizza un registro nel quale io non devo nemmeno andare da una banca a chiedere un estratto conto, ma posso semplicemente andare a verificare le movimentazioni. È vero che il wallet, cioè l'indirizzo sul quale sono fatte le registrazioni, non è riferito alla persona fisica. Quindi è una stringa alfanumerica molto lunga che identifica... Il wallet, chiarisci in due parole cos'è un wallet, che diciamo tradotto dall'inglese sarebbe il portafoglio. Esatto, ed è esattamente quella cosa lì. Quindi il portafoglio che cos'è? È dove io ho i miei bitcoin e quanti bitcoin ci sono dentro lo so leggendo la blockchain. Cioè io dico in questo portafoglio che è identificato da una targa, diciamo così, che è fatta da tanti numeri e tante lettere ed è univoca, io so quanti una specie di conto sono... corrente, facciamo un paragone per esatto, far capire, esatto, una specie esatto. di conto corrente che sarà intestato ad una persona. Esatto, qualcuno... però io non so a chi è intestato, ecco, in Bitcoin io non so a chi è intestato. Quindi però ci si può arrivare, ci si può arrivare. Ci si può arrivare perché? Perché finché io resto all'interno del mondo Bitcoin e quindi trasmetto, diciamo, valuta digitale, posso passarla da un conto corrente a un altro senza mai sapere di chi è quel conto corrente. Da un wallet a un altro per andare a quello. Esatto, ma nel momento in cui io li spendo, cioè acquisto un bene che o li converto in euro, quegli euro vengono trasmessi a un conto corrente normale, diciamo classico, in quel momento l'identità che riceve quei bitcoin è chiara ed è pubblica, diciamo. Quindi, se io uso un wallet per comprare armi, nessuno sa di chi è quel wallet. Nel momento in cui però io muovo quei bitcoin verso o un altro wallet o verso l'acquisto di un bene fisico piuttosto che un conto corrente in euro, quel conto corrente è intestato a me. Se mi arrivano i soldi da un wallet bitcoin sul quale sono state acquistate armi, capisci che la polizia può venire a suonare il mio campanello molto facilmente. Perfetto, quindi abbiamo identificato due cose. Uno, il Bitcoin è una cosa non replicabile, ognuno è uno e non si può doppiare o triplicare. No. Esatto. Due, per conservarli non si mettono in banca normale come le banche che conosciamo noi, ma in dei wallet che diciamo sono delle banche online, chiamiamole così, una specie... Nemmeno. Wallet in realtà è semplicemente il numero di conto corrente, cioè è quel numero alfanumerico che identifica il wallet. Quello è il numero assieme a una chiave privata, quindi una password, diciamo così, anche qua molto complessa, che può movimentare i soldi che sono contenuti in quel bitcoin, in quel wallet. Ok, ma quindi non è che il wallet contenga i soldi, il wallet è l'indirizzo a cui arrivano i soldi, che va abbinato alla password che permette di fare movimenti con quell'indirizzo, ed è una combinazione univoca, cioè quella password può muovere solo i soldi di quel wallet.
ce l'ho solo io che sono intestatario di quel wallet, diciamo così. Esatto. Quindi wallet può anche non esistere su un computer, su un cloud, da nessuna parte. Io potrei stamparmi quel numero su un pezzo di carta, la password su un pezzo di carta, metterli dentro una bottiglia di vetro e nasconderli in soffitta, e quel numero e quella password stampati su un pezzo di carta rappresentano 1.000 euro, 10.000 euro, 1 milione di euro, rappresentano il mio valore. Quindi non sono da nessuna parte, sono pubblici e visibili a tutti i movimenti, ma i soldi non sono concretamente, cioè i bitcoin, non sono concretamente in un sito o in un database o in un qualche tipo di posto fisico. Sono È chiara online, questa diciamo. cosa? Nemmeno, non sono neanche online. Online ci sono le transazioni, cioè il Perché saldo. faccio queste domande per ricondurle un po' nel nostro pensiero comune, no? Cioè noi pensiamo agli euro, ai dollari o all'oro o qualsiasi cosa che comunque o è fisico o sta su un conto corrente che vediamo il saldo, vediamo i movimenti, un fondo di investimento. Cioè da qualche parte, bene o male, noi nella nostra testa sappiamo che sta da qualche parte, no? Sì, però tu pensa un attimo agli euro, ad esempio, tu in mano hai un pezzetto di carta colorato sul quale una volta era garantito da oro, oggi non è più Esatto, così, sì, poi ci arriviamo. Sì, poi ci da arriviamo. molti anni non è più garantito da oro. Quindi hai un pezzetto di carta colorato che non è il tuo valore. Dov'è il tuo valore? No, il valore è solo quello che tutti quanti comunemente accettiamo perché l'ha detto lo Esatto. Stato. Esatto, il Bitcoin è questa cosa, dov'è che sono? Quindi non è che se tu metti in banca il tuo pezzetto di carta colorato, quindi il tuo valore, quello è una rappresentazione del valore. E quindi il Bitcoin è rappresentato da movimenti, ma non esiste. Non ha come l'euro, perché anche l'euro, nemmeno l'euro esiste. Non ha dietro, quando si parla di sottostante, di queste cose, insomma, la massa liquida e circolante nel mondo. È da parecchi decenni non è più rappresentata da nessun tipo di Poi sostanza. ci arriviamo a questo discorso che è un po' è importante ma è collaterale. Senti, chiarito un po' cos'è il Bitcoin, Sì. diciamo, come si crea il Bitcoin semplicemente, cioè come viene fuori questo Bitcoin, chi lo fa, come lo fa, il famoso mining, cioè che Sì. cos'è? Allora, intanto dobbiamo spiegare che cos'è la blockchain. Quindi Vai, hai giustamente ragione. Prima diciamo la blockchain. il Bitcoin è l'unità di valore, la blockchain è quel famoso database di cui parlavamo prima, quindi è l'elenco delle registrazioni dare avere, diciamo, di movimenti di Bitcoin. Questa si chiama blockchain perché è una catena di blocchi, detto in italiano. Attraverso la crittografia ogni blocco viene legato al blocco successivo. Quindi immaginiamo, spieghiamo intanto cos'è un blocco. Un blocco è un insieme di informazioni. Sì. Che informazioni sono? Le informazioni sono: Nicola ha dato ad Alfonso 2 bitcoin, Alfonso ha dato a Rita 1 bitcoin, eccetera, eccetera. Sono informazioni di questo o altri tipi di informazioni, però semplifichiamo. È come se fosse un registro del catasto dove Esatto, viene esatto, segnata la esatto. casa e si da in via Roma 25, oggi appartiene a Mario Rossi, poi è Uguale. venduta a Gianni Bianchi, poi così, Uguale. e viene registrato sempre, però è elettronico questo registro. Esatto, il blocco, facciamo l'esempio che possa essere una pagina di quel registro. Quindi quando io scrivo una registrazione, 2, 3, ce ne stanno 28, 35, 52, non lo so, quando ho finito le righe, cambio blocco, quindi cambio pagina. Quando cambio pagina, io scrivo una chiave crittografica, quindi una chiave molto difficile da rompere. La crittografia è un sistema per come vogliamo dire, per nascondere, per celare agli altri una certa cosa, per non farla Esatto, scoprire. c'è una regola matematica per cui ci sono delle formule, diciamo così, molto complesse che hanno però una soluzione matematica. La soluzione matematica si trova solo con la forza brutta, quindi io per capire qual è la soluzione di quel calcolo devo solo andare per tentativi. Quindi metto un computer che prova dal numero 1 al numero 1 miliardo o oltre, all'infinito, diciamo, per trovare una soluzione. Quando la trova però... Quindi io adesso la sto spiegando veramente in termini estremamente semplici. Vai, Eh? vai, 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 così Quando l'abbiamo. la trova quella soluzione, chiunque, cioè anche io che non sono un computer o comunque qualunque altra persona, può in un secondo verificare che quella era la soluzione. Quindi è un problema matematico che ha una soluzione che si può trovare solo con la forza brutta,
ma che una volta che l'hai trovata, la forza bruta dei calcoli di computer, esatto, non la forza bruta della nostra fisica. Esatto. No, potremmo anche noi, la forza bruta di calcolo di computer, e una volta che l'ha trovata, però chiunque può verificarla molto semplicemente. Quindi cosa succede? Che tanti computer cercano questa chiave, diciamo, crittografica, che risolva appunto questo blocco, cioè quindi che lo chiuda. Nel momento in cui l'hanno trovata, viene applicata al blocco e la unisce al blocco successivo. Quindi comincio una nuova pagina e comincio a scrivere nuovamente. Quando arrivo in fondo, questa chiave è anche legata ovviamente al contenuto, quindi mi garantisce che nel momento in cui non è quella la chiave ma la cambio, cioè se il contenuto è differente, la ridico in un altro modo. Vai che non sia stato ti faccio un esempio veramente base. Mettiamo che il contenuto del mio foglio sia il numero 1 e il numero 1, cioè due volte 1. La chiave è 2. Poi comincio un altro foglio. Nell'altro foglio ci metto 2 e 3, fa 5, più 2, che era la chiave, fa 7. La chiave sarà 7. Nell'altro foglio, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che se io devo cancellare il numero di un foglio precedente, mi varierà tutta la somma di tutti i fogli successivi. Ma noi sappiamo che la blockchain, siccome è pubblica e distribuita, e tutti per cambiarla ci vuole l'assenso di tutti e che è impossibile averlo, non è modificabile, dico bene? Non è modificabile per questa regola matematica, perché io dovrei, per cambiare il numero della prima pagina, se ne ho scritte 3, se tutte le pagine sono una somma, diciamo così, una dell'altra, per cambiare il numero della prima pagina dovrei cambiare la somma che scrivo in fondo alla prima, la somma che scrivo in fondo alla terza, alla seconda, e la somma che scrivo in fondo alla terza. Facciamo un esempio: se volessi renderlo alla carta, falsificare un registro di 100 pagine che è conseguenziale, dovrei andare a riscrivere tutte le 100 pagine precedenti, perché sennò non collimano più. Esatto. Giusto come paragone? È perfetto. Poi in realtà non è una somma, ma è un calcolo, appunto. Sì, facciamo la semplice. Esatto. È un calcolo molto complesso. Quindi più pagine scrivo, più è complicato andare a modificare una cosa scritta, certo, qualche blocco prima. Certo. Quindi la forza di calcolo, quindi la capacità dei computer, diciamo, l'energia necessaria a questi computer per risolvere il problema, per rompere, tra virgolette, la chiave di 2 o 3 blocchi, è via via sempre più grande e quindi è sempre più difficile. Quindi mano a mano che le informazioni diventano vecchie, diciamo così, all'interno della blockchain, diventa sempre più complicato andare a cambiare qualche cosa. Quindi, questa è la prima cosa, la chiave della blockchain, chiave crittografica. La seconda è il fatto che la blockchain, e questo l'hai anticipato tu, è replicata in tanti computer che sono di proprietà di tante persone differenti e che esiste una cosa che si chiama consenso. Quindi nel momento in cui io ho scritto una chiave crittografica in un blocco e l'ho registrato nella mia blockchain, il tuo computer, nel caso ne avesse una copia, deve verificare la mia chiave, e per farlo, come ti dicevo, ci mette un secondo, perché trovarla è complesso, verificarla è molto semplice. Quindi la verifichi che sia corretta e registri anche tu nella tua blockchain. E via così diverse persone, diversi computer. Facciamo finta che, come se il famoso registro catastale di 100 pagine fosse, ogni persona sul pianeta ce ne avesse una copia. Esatto. E per modificarlo dovremmo andare da tutti i 7 miliardi di persone sul pianeta e dirgli: esatto, cambia la pagina numero 25 e scrivici, invece di Mario Rossi, scrivici Gianni Bianchi. Esatto. Dovremmo per ognuno a dire fallo, quello dice sì, lo faccio. Fatto il cambio a tutti i 7 miliardi, allora è modificabile anche l'ultima informazione. Ho detto bene? Esatto. Ho fatto il paragone giusto? Perfetto, tenendo presente che se dopo la pagina 25 ho scritto la 26, la 27, la 28, la 29, la 30, dovremmo tutti quanti cambiare la 25, la 26, la 27, la 28, la 29, la 30, tutti. Il che diventa impossibile, perché dovremmo fare una cosa in cui tutti sono d'accordo e da modificare in tutto il mondo, che è una cosa impossibile. Esatto. In questo caso parliamo di decine di migliaia di computer e parliamo del 51%. Cioè, c'è una regola che dice che se il 51% dei computer ha accettato una chiave, quindi un calcolo, questo diventa immodificabile. Quindi non ho bisogno del 100%, a me mi basta il 51%. E questa cosa si chiama consenso.
E questa è la base della blockchain che rende Esatto. sicuro al 100% il fatto del Bitcoin che non sia modificabile, che non sia duplicabile, che non sia tutto quello che abbiamo detto prima. Dico bene? Esatto. Questo è quello che fa sì che appunto quello che io scrivo all'interno di una blockchain non sia modificabile. Tieni presente che Come? sono stati fatti dei calcoli, cioè se ognuno delle persone esistente sulla Terra avesse la capacità di calcolo di Google a casa propria, Sì. in un arco di tempo che è simile a, non mi ricordo, sono 400 volte l'età dell'universo, potremmo modificare il primo blocco della blockchain. Perfetto, è impossibile. Senti, una Quindi. domanda importante, ritorniamoci. Come esce fuori il Bitcoin? Da dove, come arriva? Allora, ti dicevo che per calcolare questa chiave serve parecchio tempo da parte di parecchi computer che fanno una sorta di gara, perché chi vince questa gara riceve dei bitcoin. In pratica, la blockchain è stata costruita in modo che chi scrive il blocco, quindi chi ha risolto per primo il calcolo, ha diritto, cioè ogni volta che viene scritto un blocco, vengono rilasciati dei bitcoin, che vengono presi, diciamo così, da chi ha trovato questa soluzione. Diciamo, per andarla, ogni volta che io creo una pagina nuova su cui scrivere, facciamo questo esempio Sì. sempre, chi la costruisce prima questa pagina, chi trova il calcolo giusto per crearla, riceve un Sì, premio, è il Bitcoin. Esatto? Bene? esatto. Per Questi andare bitcoin. a crearla, diciamo, servono dei computer, non quelli che abbiamo noi a casa, anche se sono molto potenti oggi, ma servono computer potentissimi con un consumo di energia elettrica enorme. Esatto. All'inizio, cioè volendo poi minare, si chiama così il fatto di tentare di risolvere questo Sì. calcolo, anche con un computer casalingo, però è chiaro che stai combattendo contro reti di computer, di centinaia di migliaia di computer specializzati, appunto, come dicevi tu, in questo calcolo, che esistono ormai in tutto il mondo, e quindi la probabilità che il tuo computer risolva quella chiave, quindi che prenda quel rilascio, diciamo, di Bitcoin, È quasi è così. impossibile. Sì, è talmente bassa che l'energia elettrica che tu consumi per tenere acceso il tuo computer costa molto di più del Bitcoin che potresti ricevere magari in un anno o due di tentativi. Certo, ok, quindi il Bitcoin viene creato da questi minatori digitali che creano una nuova pagina e ricompensa hanno il Bitcoin, poi loro ce Esatto, quando l'hanno. io scrivo una pagina, la blockchain rilascia una quantità di Bitcoin che varia però. Cioè, questa quantità di Bitcoin è stata predeterminata all'inizio, quando è partita la blockchain, raggiungerà un numero di 21 milioni e rotti, adesso non ricordo quanto, e ogni 4 anni la ricompensa si dimezza. Quindi la ricompensa che prende il minatore ogni 4 anni viene dimezzata. Se facciamo finta, se 4 anni fa per la ricompensa mi davano un bitcoin, oggi me ne danno mezzo. Facciamola Esatto, semplice, esatto, semplicisticamente parlando, così. E esatto. Esatto. so già che comunque i bitcoin avranno una fine, che non saranno estratti, creati senza limite, ma ci Sì. avranno una fine. Mi sembra siano 40 milioni, dico bene? 21 milioni, se non Ah, ricordo male io, però se, insomma, Google lo sa, possiamo giusto, chiedere. 21 milioni, hai ragione. 21 milioni, Ok. nel 2040 forse è la fase Sì, finale. però tieni presente che di fatto non c'è questa fine, cioè noi è una curva che si avvicina sempre più allo zero. Quindi in realtà continuerà ad avvicinarsi in perpetuo. Poi è chiaro che a un certo punto avremo delle cifre così infinitesime, per cui possiamo anche considerare che sia arrivato alla fine. Però è una curva che continua ad avvicinarsi appunto alla quantità finale senza mai Poi no, non arrivare. sarà più conveniente, puoi farlo, è questo il concetto. Sì. Ok, fatta questa premessa su cos'è il Bitcoin, come è stato creato, perché è sicuro e come viene creato, andiamo un po' più alla parte pratica. Allora, il Bitcoin oggi sul mercato ce ne stanno una certa quantità e sappiamo che da quando sono stati creati, che valevano zero, perché quando Satoshi Nakamoto, chi una persona o chi per lui l'ha creati. Cioè, sappiamo tutti che una cosa sul mercato, se nessuno la vuole, ha valore uguale a zero. Esatto. Poi a un certo punto è iniziato uno scambio, pur Sì, piccolo una volta, poi la c'è uno prima transazione è stato l'acquisto di due pizze per 10.000 bitcoin. che al valore di oggi sono valori impressionanti. Cioè, quelle Sì. pizze sono Esatto. state costosissime, perché a quel tempo il Bitcoin non aveva il valore che aveva oggi, Esatto. aveva il Ma qual è valore il di. valore di Bitcoin?
Quello, bravo, sì, allora, diciamo questa piccola premessa sul discorso della storia. Poi Allora, dei picchiettini. abbiamo stabilito che è una cosa non duplicabile e questo avrebbe bisogno di un attimo di applausi e di fuochi d'artificio perché è la nascita di una cosa digitale non duplicabile. È la prima volta nella storia dell'umanità che abbiamo questa cosa qui e per parecchie persone viene considerato un po' come l'inizio di internet, diciamo. Siamo in una fase che è probabilmente di una fase pionieristica ancora molto molto iniziale, diciamo, di una cosa che ha un potenziale enorme, un potenziale di cambiare l'umanità. Anche se a noi ci sembra una cosa già non pionieristica, cioè non pionieristica, ma ci sembra chissà che il discorso di Bitcoin come se fossimo andati su Marte e compagni, invece tu la dici che è l'inizio di una fase enorme che dovrebbe Certo, svilupparsi. tu hai fatto esempi, cioè di fatto il Bitcoin cosa fa? Allora è una valuta, un valore, oggi permette di transare valore senza bisogno di una terza parte. Ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni, le idee, le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili e non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio. Alfonso Selva non è responsabile di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale e a proprio rischio.